Non andartene. Te lo chiedo per favore. Non lasciarci di nuovo. Per favore. Ciao tesoro, ti aiuto? Perché non vai a occuparti delle tue amiche? Ehi, il sabato ti dà il malumore? No, mi mettono di pessimo umore i ragazzi che giocano con tutte le ragazze. Un momento, che dici? Io non ho occhi che per te. Ma che pensi, scusa, che sono cretina? Ti ho visto quando facevi complimenti a Mirta. Che cos'ha quel mostro? Sentiamo! No, un momento, io stavo aiutando Nicolas. Che? No, lascia stare. No, aspetta, aspetta. Devi essere più chiaro. Che favore stavi facendo a Nicolas? È molto bello quello che avete fatto, ragazzi, ma non chiedetemi di restare. Perché? Perché, Flor? Dimmi che devo fare, faccio tutto. Per favore, non te ne andare, io muoio se te ne vai. Sul serio, moriamo tutti, Flor, rimani. Non posso restare, non so neanche più dove mi trovo. Ho la testa divisa in quattro come un'anguria, non capisco più niente. Quell'anguria te ne vuoi andare? O perché Delfine aspetta un figlio da Federico? Ma che cosa c'entra questo? Niente, che vuoi che c'entri? La ragazzina ha un'immaginazione impressionante e dice qualsiasi cosa. Va bene, se non è questo il motivo, ti chiediamo perché vuoi andartene di casa? Perché dovrei spiegarlo a voi? Che cos'è? Un interrogatorio? È una decisione che ho preso e voi dovete rispettarla. Beh, punto e basta. Va bene, ma Bata ci ha detto che stavi male, per questo siamo venuti. Cosa? Tu hai fatto questo? Beh, sì, l'ho fatto perché stavi male, capisci? Stavi male e poi ho pensato che fosse meglio che Franco parlasse con te. Beh, ricordami di ammazzarti dopo. Beh, sì, però... Florence. Ti chiedo con tutto il cuore di non lasciarci. Per favore, torna a casa con noi. Così Nicholas vuole fare fuori il mostro e non sa come fare. Succede? Ti piace quella faccia da scemo? No, dai, per favore, trovi che sono il tipo che sta con quei ragazzini? No, per niente. Mi piace. Sei completa, sei bella, sei intelligente. E hai un umore più acido del mio. Calma, Julian, fermo, perché se ti avvicini ti rigiro con uno schiaffo, ti avverto, eh? Cioè, ti faccio paura. Paura? Per favore, sei pazzo. Sai a quanti ragazzi come te ho mollato una sberla? Per favore. Dai, siamo della stessa stoffa. Che stoffa? Di che parli? Se non fossi così scontrosa con me, insieme potremmo fare disastri. Pensaci. Forse ti conviene essere mia amica. Bene. Voi rimanete qui. Così parlerete tranquillamente. Io vado a prendermi cura dei ragazzi, dei cuccioli. Grazie, Titina. Si sieda, signor Federico. No, siediti tu. No. Senti, Flora. Voglio dirle una cosa. Comincia tu. No, cominci lei, no. La mia è breve. Anche la mia è brevissima. Possiamo lanciare la foglia se cade dal lato del bastoncino. Comincia lei e se cade dall'altro... Flora. Mi pento dal profondo dell'anima per quello che è successo. Ti giuro sulla mia vita che se potessi tornare indietro lo farei. Ma non può. Non può farlo, non parliamo più di questo perché non si può fare niente. Flor. Flor della mia vita, ti amo prego. Tanto che mi scoppia il cuore da tanto amore. Non facciamoci più del male, signor Federico. Dobbiamo incatenare i nostri cuori. Perché non impazziscano più. Flor, io ti giuro che non posso farcela. Ci deve riuscire. Ci deve riuscire. Se non può farlo per il suo bene, lo faccia per quel bambino che nascerà. Lui non ha colpa. Beh, ma Flora, forse esiste un altro modo, una soluzione. Signor Federico, non deve essere triste. Fa sentire triste anche me. Questo significa che tornerai a casa. Senti, mi devi credere. Lo so che non provi niente per me, che sono un po' testarda, ma l'ho capito. Sicura? Sì, sicura. Farò il possibile per cancellarti dalla mia testolina. Sì.
Anche se mi dovessero strappare la pelle e rinchiudermi in una cantina per sempre. No, non esagerare, no. Se l'hai capito, va bene. Ah, caspita, che silenzio che c'è. Dove sono tutti? Sì, tu non lo sapevi. Flor se n'è andata e sono andati tutti a cercarla. Sul serio? Sì, purtroppo. Oh, povero Federico, come deve stare? Come Federico? I piccoli più che Federico. Perché Federico? Sì, beh, tutti. È un modo di dire, sì. Mi sembra che mi stai dicendo qualcos'altro, no? Io? A che è servito quello che ha fatto Julian se l'ha cacciato? A che è servito? Non so, però guarda, la occhialuta è abbastanza fedele alla fine, eh? Attento. Sì, beh, si vede che mi ama, però ha quel difettuccio che mi crea, quel difettuccio di essere abbastanza rompiscatole, no? È pesante. Beh, non è sempre così, perché... perché a volte diventa una pantera in calore e allora è... Se è così focosa e ti piace tanto, fai una cosa, parlale con le buone, dille di non essere così pesante, punto e basta. Nicholas? Mirta, che c'è? Che succede? Perdonami, possiamo parlare un pochino? Di cosa vuoi parlare? È che adesso dobbiamo distribuire dei volantini, attaccare cartelli. Per il tuo negozio o cosa? No, dei cartelli sui muri per avvertire tutti quanti che stiamo insieme. Ma Mirta, perché questo? Ma sì, altrimenti non mi tolgo di torno quei noiosi che mi stanno molestando. Che stai dicendo, Mirta? Quei maniaci. Certo, sì. Perché non mi stai baciando bene? Che ti succede? Niente. Tu stai pensando a quella bionda slavata, non è vero? Non capisco, perché ti sei arrabbiata che Mirta abbia mandato via Julian? Che mi importa che fa quel mostro? Quello di cui sono felice è che Nicholas se ne vuole liberare. Insomma, vuole ancora me, capisci? Insomma, muori di gelosia. No, non c'entra niente. Beh, forse un poco. Ah, un poco. E che succede se Nicholas lascia Mirta e, non so, vuole rimettersi con te? Io lo caccio a calci. Che isterica che sei, Clara. Perché non lo lasci in pace? No, non lo voglio lasciare in pace finché non muore stramazzato ai miei piedi. Salve, c'è Paz? No, non c'è, ma puoi aspettarla se vuoi. No, non la vado a cercare, stanno parlando. Ma non stanno parlando, gridano, si ammazzano, sono matti. Thomas ha ragione, eh. Dai. Pensa se Federico rovina tutto quanto, che facciamo? Sì, per colpa sua, Flor se ne va per sempre, ma guarda. No, no, Franco, vai. Anche solo per vedere che succede. Dai, sbrigati. Va bene, va bene, va bene. Muoviti. Ehi, Federico, l'hai convinta o no? No. Flor, rimani. Sì, rimango. Che bello! Sì, che bello! Grazie, Flor! Siamo felici, viva! Siamo felici. Grazie. Ehi, Fragolina, vuoi uscire dal bagno? O non sei presentabile? Ah, cacio, no. Abbi pazienza, adesso esco. Beh, il fatto è che mi sembra che ho complicato le cose venendo così senza avvisarti. Senti, tesoro, è molto peggio quando ti dico di andartene e non te ne vai. Che ti sei messa sulla faccia? Cos'è? Ti piace? È molto chic, è europeo, parigino, non è uno spettacolo? Ma che spettacolo? Perché non la finisci di coprirti? Con quel musetto da bambola che hai ti copri la faccia. Oh, caccio. Vieni. Che succede? Cavallona mia. Stai attento. Vieni. Che vuoi? E dammi un bacio, dai. Caccio. Non ti dimenticare che noi due ci siamo allontanati, tesoro. Ah, sei cattiva con me. Senti, adesso ti faccio vedere. Guarda, sai come sistemo tutto? Vediamo. Guarda. Tieni. Oh, che bello. Oltre al borotalchino che ti ho portato per il piccolo, è carino, eh? Bello, ma sarebbe più carino che mi restituissi i soldi, no? Senti, io ti assicuro che mi sto impegnando. Il problema è che se tu fossi più affettuosa con me, io ti giuro che avrei una grinta pazzesca per lavorare 24 ore al giorno e ti ridarei tutto quello che ti devo. Te lo prometto. Sì, sì. Che vuoi? Ascoltami. Perché non mi dai un bacino? Anche no. Uno solo. Un regalino no. Di benvenuto. No, cacio, no. Dai. Vabbè.
Lo so. Eh? Sì. E basta. Florenzia non se ne va. 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 La smettete di strillare, mi state assordando, lo sapete. Florenzia non se ne va. Ciao amore. Ciao. Florenzia, che ci fai? Hai visto che sorpresa? Non ce l'ho fatta ad andarmene. No, non ho potuto. Nessuno può andarsene da questa casa. Ha qualcosa di magico. Beh, che succede? Perché questa euforia? Floricienta, tu non vai a casa. Signora, mi bagna l'uniforme. Beh, fa niente, tanto è già bagnata. No. Ti ringrazio di non essere per favore, per favore. State. Oh, che carino. Lo stai abbracciando per la buona notizia, eh? Beh, se ti feliciti con lui, allora per me deve esserci un bacio, no? Sì, andiamo. Esattamente. La mia bella pelle di porcellana è rimasta verde come una lucertola. Sto peggio io, che sono tutta verde dentro e non c'è crema che lo cancelli. Che ti è successo adesso? È tornato il piccolo Cardo. Quella schifosa, la maledetta verduraia, la ladra di promessi sposi è tornata. Amore mio tesoro, non ti preoccupare, che può venire anche un esercito di cardi con gli aculei appuntiti, ma vincerai sempre tu. Sei così sicura? Sì, no, amore mio, perché tu Federico lo tieni legato in modo che non possa fuggire, capisci? Con quella piccola bugia della gravidanza. Amore, ti posso spiegare quello che ha detto mamma? Non ho sentito cosa ha detto tua mamma. Quello che ha detto mammina è che sarebbe il caso di cominciare a comprare i pannolini monouso, le scarpette, così lei non si deve preoccupare di tutte queste cose, certo. Capisci? Mi cercavi? Hm? Sì. Sai cosa mi ha colpito oggi? L'atteggiamento che tu hai avuto con Florenzia. Ah, è tornata la bambinaia? Sì. Oh, che allegria, non è vero? Delfinuccia, fai vedere quanto sei felice che è tornata Florenzia. Sì, sì. Sì, sono molto contenta, sono molto felice, e perché non si vede? No, mi ha colpito che tu non l'abbia minimamente notata e non capisco cosa abbia potuto farti per avere quella faccia piena di odio. No, sai che mi è successo? È per colpa di... della gravidanza. Già. La gravidanza mi dà uno stato d'animo che cambia continuamente. Rido, piango. È normale, è normale, è come normale. Sto vivendo così. E questo è basta? Sì, sì, e poi... mamma, il dramma di mamma, questo viso che le rimarrà grinzoso per sempre. Per sempre un corno, cara. Io ho già la soluzione e la vado a cercare subito. Permesso. Alberello. Alberello, per favore. Non devi morire adesso che ho bisogno di te più che mai. Non so se ho fatto bene a tornare, ma non potevo vederli tutti così tristi. Grazie, mamma, grazie, Fatine. Oh, fate rinascere anche me che sento che sto per morire d'amore. Ah! Eccola lì, la nostra prenda. Che non scappi! All'attacco! No, no, ragazzi, no, 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 ragazzi, no, sono le tue. Sì, sono così, sì. Ma che sta facendo? Qui l'unico che cucina e comanda in questo posto sono io. Un momento, nonno, calmati, io sono qui di passaggio, non ti preoccupare. Né di passaggio né di niente, signore, si ritiri dal mio territorio e lei gli dica qualcosa, gli dica qualcosa. O crede che chiunque possa fare il padrone? Intromettere in gelosia di cuochi, c'ha abbastanza problemi con Frau Titona per difendere lei. E tu non fare la spia, non ti nervosire, ti ho già detto che sto preparando una maschera per Malala e questo è tutto. Quanto manca per la mascherina? Ci siamo, tranquilla, siediti che è quasi pronta, Malala. Va bene. Scusare, Frau Malamala. Sì? Ma lei pensare che trasformare cucina in un consultorio cosmetico, ecologico... Ci mando io subito, se non chiudi quella bocca. Sai che da quando ci siamo baciati non la smetto di pensare a te? Ti piacerebbe che fossi il tuo ragazzo? mi stai chiedendo se voglio uscire con te? Sì, ma...
come fidanzati, non come semplici amici. Così ci baciamo tutto il giorno, se vuoi cominciamo adesso. No, oggi no, Jonathan, fermo. Perché? Perché... No, scusami. E sarà meglio che ti dimentichi di tutto e anche dei baci. Ciao, per sempre. Aspetta, Paz. Stavo per salire in aereo e non ho potuto. Mi tornava in mente quello che dicevi tu e che uno deve cercare la propria felicità e giocarsela a tutti i costi. E come si chiama questa felicità? Non lo so. Non lo so, ma so che l'amore della mia vita è qui e non in Germania. Bene, spero che tu lo incontri presto. Mi auguro che non ti sbagli come ho fatto io. E tu? Che farai ora che è tornata Flor? Continuerò con le mie cose. Cercherò di essere forte. Forte dovrà esserlo lei, perché è molto innamorata di te e stai per diventare padre. Sai, ho pensato molto a tutta questa storia, Mattias, e... mi costerà, ma voglio dare un senso al sacrificio. E come? Voglio lasciare campo libero a Franco. Magari con il tempo la potrà conquistare e potranno essere felici. Sicuramente molto più felici di quanto sarò io con Delfine, ma... è la cosa giusta. Florencia ha il diritto di essere una donna felice. Federico, scusa se ti interrompo, amore, ma non ti dimenticare che Martin ha fatto la pipì sul divano del salone e mi sembra che sia un po' grande per fare queste cose, no? Non so, pensavo che sarebbe il caso di chiamare lo psicologo e chiedere un appuntamento in più per lui. Che te ne pare? Sì, adesso lo chiamo e gli voglio chiedere un appuntamento in più. Sì, grazie. Benissimo. A dopo. Ciao. È così strano tutto questo perché... io non sono innamorato di Delfina, tuttavia... a volte ho questi gesti che mi danno... tranquillità. Ma tu te ne saresti andata via senza pensare a noi. Come posso non pensare a voi? Ma succede che a volte... alle persone viene come una crisi di... di follia, come quando bolle il latte e macchia tutta la cucina e non gli importa di niente. Che sale, scende. E beh, a me non è che non importasse niente, ma era solo che... Che bello vedervi tutti insieme così. Dopo parliamo, Flor. Certo, parliamo perché dopo. Qui c'è qualcosa... Qui c'è puzza di... Puzza di cosa? Martin, che c'è? Ti devi cambiare per andare dallo psicologo. Oggi? Di sabato pomeriggio? Sì, oggi è sabato, però gli ho chiesto un appuntamento extra per quello... Ah. Ci vai o no? Sì, certo. Sembra che non mi possano perdonare il fatto del bambino. Beh, cerchi di capirli. È stata una notizia molto dura per tutti. Comunque io cercherò di addolcirli. Sì, anche per me è stata dura, sì. Anche per me. Hai visto com'è? È diventato il ramo. Prima che tu tornassi era tutto appassito. Molto triste, come tutti noi in casa. È crederci o morire. Le mie fatine hanno dei poteri. E come possono aiutare l'albero così, possono aiutare una persona quando è triste, quando sente che è tutto secco dentro di sé. Non c'è niente che possa fare, Flora. No. Lei continui la sua vita, che è quello che deve fare. Io cercherò di raccogliere i pezzi della mia e vedrò che cosa posso fare. Permesso. Ragazze, che ne dite? Beh, questa mi piace. Ti sta bene, sei carina. Ora, perché ti vesti così carina? Vuoi conquistare Jonathan? No, figurati, niente affatto. Chi voglio è l'intellettuale di Fritz & Walton. Nicholas. Quel vecchio. No, cara, quello che voglio è Marty. Beh, dammi il cellulare. No, non te lo do, perché non voglio che Fritz & Walton ti facciano quello che hanno fatto a me. Senti, di che ti impicci? Neanche lo conosci, Martin. Ma fermati, sto parlando sul serio. Quei ragazzi sembrano buoni, intelligenti, divini, ma sono tutti uguali, sono terribili. Pronto? Maya, che fai, come va? Sì, ora te la passo. Per te. Per me?
Maya, che succede? Ho delle novità da Mattias. Ah, non mi dire, ti ha mandato una cartolina dalla Germania. E qui non se n'è andato. Quindi se vuoi fare qualcosa per riprendertelo, è tutto tuo, te lo consegno. Grazie, grazie. È tornato Mattias. Maya, ti giuro che non ti capisco. Perché avverti quella vipera di Nata che Mattias è libero? Senti, tienitelo per io te. Devo dimenticarmi di Mattias. Gli ho promesso che avrei fatto il possibile per dimenticarmi di lui e lo sto facendo. Beh, ma dai, consegnarlo tipo pacco a quella cretina. Invece trova un fidanzato a me. Insomma, non è che ne abbia bisogno. Ma mi faresti da gancio con Faith? Con Faccia? Sì, Faccia. Faccia, cara, sai che è mio. Grazie per avermelo ricordato, lo chiamo. Che carina, uno lo dai a un'antipatica e l'altro te lo tieni per te. Molto generosa con la tua migliore amica. Gridare. Federico, ti posso fare una domanda? Sì. Tra Flor e Franco, cosa? C'è qualcosa? Non lo so, credo. Di no, no. Mi pare. Credo che siano amici e nient'altro, ma perché me lo chiedi? No, perché io so che Flor è pazza di te, ma oggi, quando siamo andati a prenderla, stava abbracciata a Franco. Io non capisco, le donne sono complicate. Sai una cosa? Beh, quando avrai un paio di anni in più comunque non riuscirai a capirle. Ah, allora. Va bene. Lasciato i ragazzi nella sala dei giochi a guardare la TV. È successo qualcosa? No, no. Il fatto è che stavamo... Beh, parlando di quanto siamo contenti che tu sia tornata a casa. Sai che a te non farebbe male un po' di terapia, eh? Ultimamente noto come una crisi traumatica per qualche colpa acutizzata, non so. Ah, per favore, Martin, che colpa può avere tuo fratello? Quale? Di essere felice, di formare una famiglia, di avere figli con quella brutta strega? Flor, per favore. Beh, scusi, ha ragione, ho perso un po' il controllo. Può capitare, no? Perché, dopo tutto, i bambini sono belli, anche se sono figli di quella strega malefica. D'accordo, io vado di sopra. Bene, io me ne vado, tranquillo, perché per qualunque cosa arrivo con il mio terapeuta. Chi mi ha detto di aprire la bocca? Perché non sto mai zitta? Non posso aggredire Federico di continuo. E poi mi guarda con quella faccetta che lo mangerei di baci. Mamma, non credo che ce la farò a vedere crescere la pancia di Delfina tutti i giorni. Forse ha ragione papà e con il tempo mi innamorerò un'altra volta. Salve, vengo a vedere come sta la mia Flor. Di cosa ha bisogno? Sai di cosa ha bisogno la tua Flor? Di rinascere per vedere se cresce meno complicata. Ma è impossibile, tu sei perfetta così. No, fermo Franco, ma che cosa vuoi? Ti voglio fare una domanda, ma ho bisogno che tu mi dica la verità per cercare di capirti. Tu sei innamorata di un'altra persona? Rispondimi, Flor. No, non voglio parlare di questo Franco. Ma io sì, per avere le cose più chiare, nient'altro. Beh, sì. Sono innamorata di un'altra persona, ma è una cosa impossibile, quindi non mi va. Ah, bene, bene, allora dai un'altra opportunità a me. Io ho tanto amore da darti, che non ti può far male, Flor. Farà male a te, Franco. No, per me non ti preoccupare. Non ti preoccupare, io sono forte, io posso affrontare tutto. Ho la forza per affrontare qualsiasi cosa, anche sai, per aiutarti a cancellare quell'amore impossibile. Ah, Flor, lasciati amare, per favore. Ho tanto amore da darti. No! Perdonami. Insomma, dottore, io sento che sono in un punto critico della curva di regressione della mia personalità. Martin, scusa se ti interrompo, ma lascia che il linguaggio tecnico lo utilizzi io, eh? Tu usa tranquillamente le parole normali. Bene. Io quando ho saputo che Federico avrebbe avuto un bambino, sono rimasto deluso. Perché sei rimasto deluso? Perché Federico per me era un idolo. E poi avevo paura di non arrivare mai al suo livello. Ma adesso ho scoperto che mio fratello maggiore, quello perfetto, invincibile, non è né invincibile né perfetto, ma un uomo comune e non così esemplare alla fine. Un essere umano, diciamo. Non è meglio avere un fratello che sia un essere umano e non una statua di bronzo? Ora dimmi, Martin, che cos'è che ti dà più fastidio di questo bambino in arrivo? La madre, Delfina è la peggior madre che si potesse scegliere in tutto il mondo. Io non capisco. Allora penso che dovremmo parlare con loro due. No, con loro due no.
Con lui e con Flor. Con chi? Con Flor. Chi è Flor? Ah, ma che domanda. Flor è la bambinaia. Come chi? Ma Martin, scusami, no. Ma se il nodo del problema è il bambino che sta per nascere, che sta arrivando, la cosa logica è parlare con la futura mamma e non con una domestica della casa. No, 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 no. Lei non capisce. Delfina qui non ci interessa. L'importante è parlare con Flor. Sai quello che mi stai chiedendo, no? Sì, so perfettamente quello che ti sto chiedendo, ma voglio pilotare il mio elicottero. Mi sono stancato di andare sempre contro i miei sogni. Sogni? Questi non sono i tuoi sogni. Sai che qui sono in gioco un sacco di cose. È quello che mi rende felice, è quello che mi serve per la mia vita, è così, è quello che mi fa bene. È quello che ti fa bene o è per quello che è successo tra Flora e Franco? Ma smettila con questa storia di Flora e Franco. Mi voglio perdere nell'aria. Voglio dimenticarmi dei clienti, del lavoro e della famiglia anche. Perché non parli chiaro una buona volta? Federico, per favore, con me. E Flor, eh? Tu avevi detto che l'avresti lasciata in pace. Sì, ma una cosa è dirle, un'altra cosa è poterlo assimilare. Dai, per favore, te lo chiedo per favore. Occupati di questo. Vai e chiama, organizza tutto e... Non lo farai? Allora lo faccio io. Pronto? Sì, dottor Rosenbaum, come va? Sì, Martin è con lei? Sì, c'è qualche problema? Sì, certo, vuole che io venga lì? Con Florenzi? No, signore, è finita questa storia. Io non voglio più soffrire per Federico e la strega. Oh, ci amiamo, sono incinta, aspettiamo un bambino. Per favore, è finita la relazione, è finita. Io adesso voglio andare avanti da sola, non avrò nessuna relazione con lui che non sia di lavoro. Lui è il mio capo, io sono una sua dipendente. Ricevo lo stipendio a fine mese, è finita, lo cancello dalla mia vita con una spolverata. Flor. Signor Federico? Proprio te. Ti stavo cercando. Sì, signore, eccomi. Che cosa le serve? Parlare con te. Di cosa, signore? Di... Mi ha chiamato lo psicologo di Martin e... ci ha convocato entrambi. Sono felice, signore. Lei e Martin? No. Noi due, te... Che? Mi prende in giro? Shh, non gridare, per favore. A me e a lei? Scusi tanto, perché ha convocato noi due insieme? Noi due, non lo so perché. Non lo so sì, perché. Raccontatelo a me. Sentiamo. Chi vi ha convocato e per cosa? Bene, allora ti mancano gli appunti di storia, quelli di geografia. Ehi, bello, ti sto spiegando tutto, stai attento. Mm-hmm. Cosa pensi? Niente. A niente? Sai che stavo pensando? Che... Okay. Non stavamo tanto male quando stavamo insieme, no? No, ma è finita, faccia, sì. Sì, è finita. È meglio ricominciare a studiare, sì. Mi prendo un po' di succo. Grazie. Niente. Sai che in fondo non so perché ho dato retta a tuo fratello maggiore quando mi è venuto a parlare. Così è finita male, abbiamo sofferto tutti e due. Per niente. Tu mi hai perdonato, vero? Sì, perché non avrei dovuto. Sì, sì, certo che ti ho perdonato. Bene. Te ne vai con il bicchiere vuoto? No, l'ho appena bevuto. Ne prendo un altro po'. È buono, eh? Ehi, alla fine Mattias non se n'è andato. È pazzo. Sì. Dice una cosa e poi ne fa un'altra. Non so, ce ne andiamo nella mia camera, per favore? Dai, almeno lì staremo più tranquilli. Oh, salve, entri. Salve, come va? Come va? Piacere. Piacere, guarda che prego. Bello. Salve. Si sieda, salve Federico, molto lieto, piacere. Per favore, sedetevi, per favore, prego. Lei dunque deve essere Florencia. Sì, che bravo, e lei deve essere lo psicologo. Ah, ce n'è solo uno, certo, c'è certo. Lui. Bene, le posso fare una domanda prima di iniziare? Perché sì. Lui non mi ha saputo rispondere. Ah, certo. Beh, non voleva, ma io voglio parlare direttamente faccia a faccia. Molto bene. E mia zia Titina dice che gli psicologi iniziano a domandare, e poi arrivano a un punto in cui cominciano a indovinare e dicono un sacco di No, 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 non è questo il caso, Florencia, no. Perché il fatto è che qui Martin l'ha nominata, e allora mi ha chiesto di, che convocassi voi due insieme.
Quel ragazzo mi adora. La perdoni, quello che non capisco è... Beh, per qualche meccanismo di difesa, il nostro Martin ha dedotto che la signorina se n'è quasi andata di casa a causa della gravidanza della sua fidanzata. Che? Ma per favore, ma che... L'ha capito questo, per favore. Il fatto è che Federico è uno che ha un suo complesso di colpa, e allora questo lo riversa sul povero ragazzo. E io me ne sono andata perché volevo vedere mio padre, e adesso Florencia, me ne voglio andare da qui, perché insomma, no, me ne voglio... Mi scusi, Florencia, lei si rende conto che Martin sta tentando di giustificare Federico, no? Per qualche ragione ha bisogno di proteggerlo. Sì, poverino. Non è così? Poverino, lui non si lascia andare, è una persona che non si concede, non si rilassa, capisci? Questo non è possibile, Florencia, per favore, noi siamo venuti dal dottor Rosenbaum per aiutare Martin, capisci? Si rende conto di come mi tratta, mi vuole zittire. Stai zitta, per favore. È il massimo, mi porta perché stia zitta, è che sono una specie di... Stai zitta! Per favore, cerchiamo per quanto possibile di creare uno spazio neutro, un luogo dove possiamo ascoltarci, eh? La stanza dei giochi è il luogo ideale, perché lui è più rilassato, più tranquillo, perché lo sa che cosa fa. Lui parla, ma tu devi stare zitta. Florencia! Devi stare zitta, Florencia, non vedi io che le chiedo così? Mille scuse, davvero, le chiedo per mille scuse. Per favore, perché non parliamo del bambino che sta per nascere, eh? Io credo che la notizia abbia agitato tutta la famiglia, non è vero? Lei che sente, Federico? Francamente la notizia non mi ha entusiasmato più di tanto. Questa macchinetta taglia bene, sei stupendo. Allora, io te l'ho segnato così tu dopo torni e paghi. Ciao. Mirta, possiamo parlare? Perché mi controlli sempre? Sto lavorando, Nicolas. Mi tieni in gabbia, io non ce la faccio più, devo farlo adesso, dobbiamo parlare adesso. Anche se Tisina è il mio capo, è sempre il mio capo. Sì, ma tu manovri la mia vita e sei gelosa come una pazza. Io non so che ti succede, Mirta, non lo so, davvero, non lo so, eh? Ah, Nicolas, ti prego, perdonami, questa gelosia mi sta uccidendo. Sì, lo so. Io prima non ero così. Sei un vulcano selvaggio, Nicolas. Ferma. E Titina, dove sta? Titina? Chi è Titina? In questo mondo non esistiamo che io e te. Così mi piaci, vedi? Così che non mi controlli. Mi piace che parli così perché... Come che non ti controlli? Tu hai per caso intenzione di lasciarmi o cosa? No. Dimmi la verità! No, dimmi la verità! No, Mirta, non è affatto vero, te lo giuro. No. Giuramelo, giuramelo. Guarda, no, te lo giuro, Mirta. Beh, Sofia, senti, dobbiamo parlare, eh? Io sono una persona, ho dei sentimenti, dobbiamo parlare. D'accordo, parliamo ma a una condizione. Quale condizione? Lo so, che non parli male di tua madre. Di più. Insomma, voglio che ti integri nella mia famiglia come io con la tua. Cosa? Scusa, è così difficile? No, non è difficile, è impossibile. Con tua madre lo sai, Sofia, non si può. Beh, con questo atteggiamento neanche noi possiamo continuare così. Mi stai lasciando? No, mi prenderò del tempo per pensare. Quando decido qualcosa ti avviso. Bene, va bene, prenditi tutto il tempo che vuoi. Sì. L'unica cosa che ti dico è questa. Ascolta, sono stanco. Spero che quando deciderai non sia tardi. Sarà giusto fare così? Ah, Cacio sì che è un genio. Guarda come sto bene. Ma non lo trovi incredibile? Federico va dallo psicologo di quell'incontinente di Martin con la verduraia. E chi è la verduraia? La bambinaia. E io? Che sono la sua fidanzata? La sua futura moglie? La madre del futuro erede di questa famiglia? Dove sto? Sto qui, a casa! Senti, cara, io, visto che siamo in tema, stavo pensando che Federico è un ragazzo intelligente, non è uno stupido. In qualsiasi momento puoi chiedere un'analisi, un'ecografia, non credi? Ho già pensato. E questa cos'è? Questa mi sembra che non... Questa non è la mia crema, no, niente affatto. Questa è una crema che fa schifo, mischiata con tinta verde. Devono essere stati di certo quei nani maledetti. Sì, quei nani di sicuro. Perché non gli piaccio? Io non so perché non gli piaccio. Io ti giuro che li ammazzo! Stai attenta a come ti muovi, mamma, con attenzione. Stai tranquilla, io prima vado a parlare con la parrucchiera Ciccione, con Cacio, e poi, piano, con calma, li distruggo. Insisti ancora? Perché? Prima eri d'accordo, ora che ti succede? Tu vuoi ricominciare a uscire con quel verduraio, mamma, ma sei impazzita! Poi ti spiego. Bene, la cosa importante è non fare pressione a Martin con la storia della pipì, eh? Tutto passerà,
Credo che tutto si risolverà quando si sistemeranno le cose intorno a lui. Posso dire solo una cosina? Sì. Io non mi intrometto, però penso che se noi aspettiamo che tutto si risolva nella famiglia Fritzenbalden, il ragazzo userà i pannolini fino a 45 Florenzia! Anni. Perché tutto per favore, vi prego di mantenere un po' di distacco. Vi prego di ascoltarvi l'uno con l'altro. Ha ragione. Ha ragione. Dottore, le chiedo mille scuse. Ma guarda, fa l'obbediente, dispiaciuto. Ma che vergogna! Lui è uno sfacciato, perché in realtà sa che cosa succede con lui? Sì, sì. Glielo dico a quattro occhi. Sì. E lui vive ingoiando, non tira fuori niente, non se lo permette, quindi è un represso assoluto e poi si trasforma in un essere abominevole, spaventoso. Perché? Sì, perché lui non si permette di fare quello che ha voglia di fare. Allora capisco. Una così. Un secondo. Vediamo. Non gli ho detto niente. Vediamo. Federico, a me interessa questa storia che... Dunque, ci sono cose che lei vuole fare e non può. Cos'è quello che vuole fare e non può fare? Volare. Sì. Ah, quindi il suo desiderio represso è volare. E perché non lo fa? Perché dopo la morte di papà mi sono promesso che non l'avrei fatto mai più. E qui mi sembra di capire una cosina. Sì. Se lui... Insomma, quello che lui sta facendo in realtà è trasferire il suo desiderio depresso al ragazzo. È una cattiveria, No, 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 mi scusi. Credo di capire che quello che mi vuole dire è che sta proiettando. Certo, beh, che cosa ho detto? Più o meno la stessa cosa, mi ha capito. Va bene. Non solo l'ho capita, ma le sto dando anche un po' di ragione, Florenzia. È possibile che Florenzia abbia un po' di ragione. Certo. Perché oltre a darle ragione non le dà anche il suo diploma di psicologo, Gli fa rabbia, è ovvio. Gli fa rabbia che noi stiamo capendo che lui sia il pazzo analizzato trasmette la colpa al ragazzo. Ma tu non hai i mezzi per analizzare me. I mezzi per? Ah, certo, lui vuole che io stia zitta in casa a lavare e stirare come una schiava. Ma... questo è il suo obiettivo finale. Una schiava? Che diritto ha? Tutte le comodità, ha uno stipendio, assistenza sociale e ti permette di parlare di schiavitù a me quando stravolgi la vita di tutti quanti. Ah, senti che parla di fare e disfare la vita di tutti, ma si rende conto di come ha ridotto la mia vita? Scusate, vi chiedo mille scuse. Se mi permettete un consiglio, io credo che voi due dovreste fare terapia di coppia. Che? Cosa? No, noi due non siamo una coppia. Sicura? Ma per favore, si tolga dalla testa questa fantasia. È impossibile, perché il signore ha una fidanzata, si sta per sposare e avrà un bambino. Quindi è una pazzia quello che sta dicendo, non so se mi spiego. Sì, e anche per lei, Federico? Sì, è impossibile, sì. Comunque, io credo che dovremmo fare un paio di incontri supplementari, perché si è generata, a quanto vedo, una confusione tale in questa famiglia che ne possono uscire danneggiati tutti, e specialmente Martin. No, beh, questo noi non lo vogliamo, no. Va bene. E ora? Allora, come... Va bene, cerchiamo di organizzare questi incontri. Sembra molto, ma se ti organizzi ce la farai benissimo. Tu dici? Sì. Ecco, guarda che ti ho portato. Ah, il cioccolato buono! Quanto mi piace, visto? Grazie. Ti ho portato quello grande? Sì. Non ho dimenticato i tuoi gusti. Senti, se vuoi ti posso aiutare e studiamo insieme. Dai, perfetto. Facciamo una cosa, tu studi le tue cose e io le mie. Bene, dai. Bene, d'accordo. Sai, quello che più mi piace di questo cioccolato è che è dolce come te. Faccia, per me va tutto bene, mi piace aiutarti e tutto, ma come coppia, insomma, è finita. No, non voglio tornare insieme. Ah no? Bene. No, e poi sai, io sto uscendo con una ragazza adesso. Va benissimo essere amici, dopotutto è... Sì. È bello. Almeno così andiamo più d'accordo di prima, no? Certo, sì. E la conosco questa ragazza con cui stai uscendo? No, perché non ti sta bene? A me? No, per quale ragione? No, niente. Ah, Titina, grazie per avermi prestato il forno. Non sai come sta venendo bene la torta che sto facendo per Nicolas. Ma che cosa hai fatto? Sei diventata così premurosa. Sono stata molto paranoica e credo di essere stata un po' pesante, abbastanza. E poi... Cosa? Ho sentito che l'amore si alimenta dalla pancia. E hai visto com'è magro il mio ragazzo Nasone? Ma tu devi fare una cosa. Ammorbidirti un poco con Clara. Non so, non si sa mai. Come non si sa mai? Tu lo sai. Lui non va in giro a sbaciucchiarsi con le altre donne. È un bravo ragazzo, eh. Ti assicuro che puoi fidarti di lui pienamente.
E poi che cosa mi avevi detto? Non mi avevi detto che ha lasciato l'altra ragazza per stare con te? Sì, Titina, ma... Allora? Sì, ma con i ragazzi non si sa mai. Ah, che diffidente che sei. Sorpresa! Buongiorno, allora come va? Sorpresa, un bel niente. La casa si riserva il diritto di ammissione, quindi ve ne andate tutti e due adesso. No! Adesso! No! Sì! No! Sì! Allora, come autrice morale della truffa devi darmi la metà di quanto mi ha tolto Cacio o ti rompo tutto il negozio, hai capito? Ma che dici, strega? Che dici? Sei zitta, truffatrice, c'è ciò! Basta, finiscila! Stufato! Un momento. Adesso. Per favore, Pomodorino, hai detto che venivi con intenzioni pacifiche. Pace con chi? Con questa delinquente? Sì, con me. Delinquente! Ah, che vuoi? Hai! Strega, sono felice di averti fatto male. Come puoi trattarmi così? Come puoi dirmi delinquente? Chi ti ha curato della tua paralisi? Rispondi io! Per l'amor del cielo! Cosa? Tu mi puoi curare cosa? Ridicola! Non sono mai stata paralizzata! Lo psicologo ti secca la gola a forza di parlare. Ciao, principessina. Tutto bene per Martin? Più o meno. Gli devo spiegare un po' di cose a quel dottore. Già che ci sei, perché non spiega a me cosa, insomma, di noi due? Perché io non voglio ossessionarti, Flor, ma muoio d'amore per te. Franco, e se tu non mi dai un'opportunità, io... Basta, non... Cosa? Non posso pensare a niente in questo momento, quindi è meglio che... perché non... Flor. Flor, aspetta, Flor. Ciao. I mostri lavorano di fronte, non qui. Senti, finiscila, Clara. Non hai la faccia per fare la dura, quindi... La faccia? Sì. Tu vieni a parlare di faccia a me, quando non sai neanche distinguere un rospo da una persona. Ma perché non la finisci? Mi hai stufato, Clara. Veramente, stai diventando una persona molto cattiva. Cattiva? Sì. Ma guarda un po', sarò stanca di essere trattata da idiota. Non l'ho mai detto, non ti ho mai trattata da idiota. Ma quello che vedo è che sei sempre stata cattiva. Solo che all'inizio lo nascondevi bene. Mi hai proprio stancato. Ah, così io ho stancato il signore, sì. Non hai mai pensato a tutte le bugie che ho dovuto sorbirmi da te, no? Chi sei tu per venirmi a parlare di morale? Dimmelo! Pronto? Sì, come va? Sono Federico Fritzenwalden. Si chiamavo per avere notizie del mio elicottero. Ah, perfetto, allora... Bene, ci sentiamo all'inizio della prossima settimana. La ringrazio molto, davvero. Allora, Federico, com'è andata con lo psicologo? Scusa, che pensi di fare con quelle cose? Oh, guarda che roba, Flor, sembra un mercato persiano. Non posso continuare così, ho bisogno di protezione. Per favore, mammina, fatine! Aiutatemi, aiutatemi, non ce la faccio da sola con tutto questo. Ho bisogno che mi mandiate un segnale chiaro. Un segnale chiaro di protezione. Per favore. Sentite, se per caso divento pazza e mi scoppia la testa. No, no. Che cosa fai immobile come un palo della luce, me lo spieghi? Sto aspettando il permesso per entrare. No, entri sempre senza chiedere permesso, non mi fare ridere, per favore. Che hai in testa? In Vaticano. Cos'è tutto questo? Protezione, mi serve protezione. Protezione? Ma certo, io posso darti protezione. Io posso pensare a te. La mia missione nella vita è proteggerti. Ah, Flora, io ti amo. E anche se tu hai un'altra persona per la testa, non importa, perché sono sicuro che fra qualche tempo tu mi amerai. Tanto quanto io amo te. Franco, per favore, proviamoci. Proviamoci, angioletto, proviamoci. Con tanto amore in gioco non può andare male. Una opportunità, dammi. Una sola, Flor. Per favore. Che mi dici? Dico sì. Proviamoci.